Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Presentato venerdì 23 maggio presso la libreria Erasmo di Via degli Avvalorati a Livorno, il libro di Francesca Bani, un romanzo che si chiama Come lama di coltello. Abbiamo ascoltato l'autrice. Allora, questo romanzo cosa parla? Intanto è un noir, è il primo di una trilogia, è ambientato in Giappone e si intitola Come lama di coltello. E ho creato un nuovo personaggio, un detective, un investigatore privato, diciamo, che usa metodi un po' alternativi, quindi pugni, pistole, eccetera, quindi abbastanza combattivo. E la realtà è quella metropolitana di Tokyo con la mafia giapponese, quindi insomma è un romanzo abbastanza intrigante. Come mai questa ambientazione così lontana da Livorno? Perché ci pensavo anche oggi, mi ispira di più perché è un po' un altrove, un esotico che ti ispira delle storie anche particolari, diverse dal solito. Magari chiaramente conosco molto meglio la realtà italiana, avendo vissuto a lungo chiaramente a Livorno, Firenze, Milano, Roma, però non, anche a New York ho vissuto, ma non mi ispiravano, ecco, invece per una storia così nera. Ecco, com'è la realtà? Non so se lo sai, la realtà letteraria in Giappone. Ma la realtà letteraria in Giappone è molto complessa e varia. Si va dai manga, che sono dedicati ai giovani ma anche agli adulti, romanzi di vario genere che si ispirano comunque al mondo legato al fumetto, e poi c'è tutta una realtà poetica un po' più particolare. Però là gli scrittori, ecco, hanno un aspetto che non c'è da noi, sono molto isolati, vivono in un mondo a parte, quasi in torre d'avorio, e difficilmente si occupano del sociale. Ecco, è difficile che ci sia un saviano in Giappone. Ma è mai balenata alla mente la possibilità di tradurlo in giapponese? Sì, ci sto pensando, mi piacerebbe. Insomma, incrociamo le dita. Per ora credo che avrà sicuramente una traduzione inglese come gli altri miei romanzi, e poi magari anche una giapponese. C'è un piccolo mercato anche per gli stranieri, diciamo, lì? Ma sì, c'è. Però chiaramente loro, come primo impatto, sono un po' perplessi di fronte a uno straniero che scrive di realtà comunque vicine a loro. Però poi adesso, per esempio, c'è uno scrittore invece che è un po' il saviano americano, che ha scritto della realtà giapponese, della mafia giapponese, ha scritto un libro molto bello, autobiografico, e che lui ha rischiato anche la vita, è dovuto entrare in protezione perché insomma era un giornalista, lavorava per il quotidiano più importante del Giappone, come se un giapponese venisse qua e lavorasse al Corriere della Sera, insomma assunta a tempo indeterminato, una cosa un po' più unica che rara. E adesso uscirà il film su questa storia, credo l'anno prossimo, e con il piccolo protagonista di Harry Potter che è cresciuto e interpreterà questo giovane giornalista. Tra l'altro io l'ho conosciuto su internet, perché si era interessato, perché io scrivo anche di cinema, si era interessato ai miei articoli, è un ragazzo giovane ma molto... Quindi potresti quasi, diciamo, prenotare il biglietto per Tokyo. Speriamo. La presentazione del libro in giapponese magari sarebbe una cosa davvero magari unica. Magari. Da Livorno al Giappone. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.